faccio adesso in la base. E quindi per una volta, va via, ma tutto il problema con questa. Grazie, molto gentili. Siccome diciamo escono da secondino per la stampa perché andrebbe su il telegiornale del telegiornale. Bene, facciamo così. È arrivato. Sì, è arrivato. Noi abbiamo fatto questo, non vi preoccupate, rilassiamoci. E poi ci farei la foto allora prima di scendere. La vedranno in diretta. Vedranno in diretta. Rita Coccia, dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia, che quest'oggi ospita un giudice della Corte Costituzionale nell'ambito di questa iniziativa promossa dalla Corte Costituzionale stessa e dal MIUR per far conoscere questo importante istituto democratico repubblicano, un riconoscimento importante per la vostra scuola, per il vostro istituto. Sì, la giornata di oggi è estremamente importante, ci crea anche un minimo di orgoglio per rappresentare le scuole anche dell'Umbria. È una giornata dove la Corte Costituzionale attraverso i loro giudici incontrano gli studenti e le studentesse per far capire anche il ruolo, le funzioni della Corte stessa. Noi siamo molto orgogliosi anche perché è un momento di conclusione di tutti i progetti di cittadinanza e Costituzione che noi abbiamo sempre realizzato in questi anni. Quindi è un premio per tutti i docenti e i nostri studenti che hanno lavorato per la cittadinanza attiva. Ecco, nella scuola di oggi come viene insegnata l'educazione civica, come si chiamava ai tempi la Costituzione, in un'epoca anche questa molto difficile di crisi economica, per cui è importante riscoprire questa carta? Allora, in una scuola tecnica è previsto anche nel piano di studi perché i ragazzi svolgono 2 ore di attività con diritto e economia e quindi studiano anche la Costituzione. È importante per i giovani di oggi invece vedere l'applicazione della Costituzione, quindi le regole di democrazia, le regole del rispetto degli altri, il diritto di accesso a tutti, quindi una Costituzione partecipata e diretta nella vita quotidiana. Benissimo. Grazie. Allora, io vado.
Giudice, ecco, quando parliamo di Corte Costituzionale ovviamente parliamo anche di Costituzione, la Carta Fondamentale della Repubblica, che è stata anche oggetto di un referendum circa un anno fa, che ha visto una grande partecipazione popolare, segno che i cittadini comunque riconoscono l'importanza di questo documento, a maggior ragione oggi in un periodo di difficoltà economiche, è importante che anche nelle scuole si conosca sempre più questo documento fondamentale. Oggi è per spiegare la Corte Costituzionale, ma comunque è un organo essenziale appunto della Costituzione. Sì, sono lietissimo di questa occasione e mi ricordo le parole di un grande padre costituente rivolta ai giovani di un'epoca un po' successiva. Lui diceva, Calamandrei dei giovani, dice: ricordatevi che dietro ogni articolo della Costituzione ci sono altri giovani che hanno dato la vita per lasciare scritte su questa carta i valori di eguaglianza, solidarietà e giustizia. Purtroppo la generazione di mezzo ha un po' smarrito questi valori, anzi li pratica forse in contrario, perché al posto dell'eguaglianza c'è la discriminazione, al posto della solidarietà c'è l'egoismo. E quindi l'auspicio è che, rileggendo la carta, noi custodi della carta giudici costituzionali con i giovani riusciamo a trasmettere il valore di questi valori, diciamo, la bellezza di questi valori, perché possono essere i nuovi giovani a richiamarli in vita per una collettività migliore di quella che attualmente stiamo vivendo. Ecco, proprio Calamandrei diceva che comunque la Costituzione non è una cosa che fissa delle cose, ma è in continua evoluzione, e proprio i giovani dovrebbero partecipare alla vita politica, alle decisioni, per farla evolvere verso la traccia un avvenire, diciamo, diceva. E l'attualità della Costituzione sta proprio in questo, che la nostra Costituzione ha come valore principale la dignità della persona, e tutto ciò che di volta in volta, col passare del tempo, diventa indispensabile per la dignità della persona viene automaticamente assurto a livello di diritto fondamentale, inviolabile, quindi direttamente tutelabile. Questo è importante. I nuovi diritti, diritto all'identità, all'oblio, eccetera, possono essere tutelati anche indipendentemente dall'intervento del legislatore che crea una disciplina. E quindi la persona, a tutela della sua dignità, può andare direttamente davanti a un giudice e reclamare la tutela di questi diritti. E il giudice, diciamo, deve interrogare la coscienza sociale di volta in volta per vedere se nuovi interessi che certe parti, diciamo, certi gruppi prospettano come esistenziali, lo siano a livelli già diffuso e generali, tale da poter essere. Questo è un lavoro difficilissimo. Io ricordo che la causa più difficile che abbiamo avuto è quella nella quale abbiamo dovuto verificare la costituzionalità della legge sulla fecondazione eterologa, relativamente al problema se gli embrioni ammalati e non utilizzabili potessero essere utilizzati per l'indagine scientifica. Ci siamo resi conto che la comunità, la collettività era profondamente divisa tra la tutela della dignità dell'embrione, in cui c'è il DNA di origine, e l'utilità scientifica. E noi come Corte Costituzionale abbiamo fatto un passo indietro, pensando che finché la collettività non è matura, questa maturazione deve avvenire, spetta in prima battuta al legislatore rendersi e tradurre in norma. Quando poi il legislatore è assente in maniera ingiustificata, allora in qualche caso dobbiamo fare qualche passo avanti, ma sempre con un andamento lento, come diceva l'Episcopo. Grazie mille. Grazie. Entra nella sala il giudice della Corte Costituzionale Mario Rosario Morelli, accompagnato dal dirigente scolastico professoressa Rita Coccia. Thank you.
Allora, buongiorno a tutti. A me il compito in qualità di dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Tecnologico Alessandro Volta di Perugia di aprire i lavori di questa mattina. La giornata per l'Istituto è estremamente importante perché per la prima volta ospitiamo il giudice della Corte Costituzionale Mario Rosario Morelli. Grazie. Un ringraziamento per la loro presenza al signor prefetto Raffaele Cannizzaro, al signor questore di Perugia Giuseppe Bisogno e alla dirigente dell'ufficio scolastico regionale Antonella Iunti. L'iniziativa formativa per gli studenti del Volta che seguiranno i lavori di oggi, sia in presenza sia attraverso il collegamento in streaming, nasce dal progetto Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle scuole, promosso dalla Corte Costituzionale e realizzato con il supporto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il progetto stesso prevede incontri tra i giudici costituzionali e gli studenti e le studentesse che frequentano gli istituti scolastici italiani per approfondire i temi della genesi, della composizione, del funzionamento e dell'attività della Corte Costituzionale. La finalità è quella di accrescere in tutti voi, protagonisti del futuro, la consapevolezza e la condivisione dei valori di cittadinanza, di legalità, di democrazia e la conoscenza del ruolo svolto dalla Corte Costituzionale a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. Essere stati scelti, quindi, per questo progetto è un onore e una grande responsabilità. L'Istituto Tecnico Tecnologico Alessandro Volta è una scuola che nasce nel 1960 con la denominazione di Istituto Tecnico Industriale e nel 1968 viene trasferita in questa sede. Con la riforma assume il nome di Tecnico Tecnologico. Attualmente sono attivi 6 indirizzi di studio, in particolare chimica, meccanica, elettronica e elettrotecnica, informatica, grafica e comunicazione. Nel 2011, con il progetto Scuola 2.0 del MIUR, l'Istituto ha realizzato una profonda trasformazione, tanto da incrementare il numero degli studenti frequentanti da circa 750 a 1700. Le trasformazioni hanno riguardato l'innovazione metodologica didattica attraverso l'inserimento della tecnologia, innovazione che ci ha visto protagonisti in molti convegni nazionali e internazionali, l'integrazione con il tessuto produttivo del territorio, che sostiene la scuola anche per le scelte curricolari, e la forte unione con le scuole europee attraverso i programmi Erasmus+. Trasversalmente a queste azioni è ormai consolidato all'interno della scuola il progetto Cittadinanza e Costituzione, che prevede delle sottoattività mirate a particolari tematiche, che potremmo poi vedere nel breve filmato che seguirà. Vorrei solo sottolineare che ormai da anni collaboriamo con il Consiglio regionale. Il primo progetto, Uguali e Diversi, lavori in corso di cittadinanza, realizzato insieme appunto al Consiglio regionale, è stato riconosciuto tra i primi 5 in tutta la penisola, con numerose attività ripartite in 3 percorsi, integrazione, pari opportunità e volontariato. Gli studenti hanno potuto infatti confrontarsi in piccoli gruppi sulla definizione di regole condivise stabilito all'interno di ciascun team di lavoro, secondo le modalità democratiche che prevedono per ogni legge un iter di proposta, discussione, votazione, entrata in vigore. È attualmente attivo il gruppo del volontariato del Volta. Sono inoltre considerate irrinunciabili per ogni anno scolastico le visite al Consiglio regionale dell'Umbria, al Parlamento italiano e al Parlamento europeo dei nostri studenti delle classi prime e seconde. Ogni anno si svolgono attività con l'Associazione Libera, la Fondazione Falcone e con gli uffici del MIUR deputati alla gestione dei progetti di cittadinanza. Nel video vedremo proprio un progetto premiato per 2 spot contro il bullismo. Quindi il progetto Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle scuole, arriva proprio nel momento più opportuno per gratificare questi studenti, per motivare ulteriormente questo personale docente e non docente che lavorano da anni per favorire una crescita consapevole in un contesto di cittadinanza attiva e di legalità.
Non possiamo quindi che ringraziare tutti, tutti coloro che hanno profuso energie per questa giornata. Penso rimarrà a lungo nelle nostre menti e nei nostri cuori. A noi adulti il compito di mantenerla sempre viva. A voi, studenti, il compito di mettere in pratica i concetti, i pensieri, le idee che oggi si consolideranno nelle vostre menti per il futuro del nostro paese, sempre più integrato con il resto del mondo. Quindi grazie a tutti e grazie chiaramente al giudice della Corte Costituzionale che è venuto tra di noi. Ora pregherei la regia di mandare il video che hanno realizzato gli studenti del Volta proprio per questa giornata. Grazie. La nostra scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile e critica. Rappresenta una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e costituzionali. Grazie a tutti gli studenti che hanno realizzato questo video, rappresentano gli ultimi progetti della nostra scuola e pensiamo di poterlo poi anche diffondere alle altre istituzioni scolastiche per parteciparli di questa iniziativa. Pregherei ora di mandare in onda il video Viaggi in Italia, la Corte Costituzionale nelle scuole, realizzato dagli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore CineTV Roberto Rossellini di Roma. Grazie. E per la prossima volta voglio una bella ricerca sulla Corte Costituzionale. Ehi! Sì? E ora che facciamo? Wikipedia? No, no, lo sai che la prof controlla sempre lì. Ehi, ma se facessimo un video... Ah, zitto tu! Ehi, ma se facessimo un video? Ah, ottima idea. Ok, perfetto. Ci serve qualcuno che conosca la corte come nessun altro. Qualcuno di famoso. Tipo i componenti della Corte Costituzionale? Genio! Aspetta, ma io non ho una telecamera. Neanche io. Ok, perfetto, sei preso. E come entriamo nel palazzo e raggiungere i ranghi più alti? Amico mio, dimentichi che siamo studenti. Potere dello studente, attivati!
Qual è il valore dell'educazione costituzionale nei piani formativi? Proposti dalla scuola, ovviamente. Ma io credo che sarebbe un enorme valore se ci fosse un'educazione costituzionale. Quello di cui io mi lamento sempre è che non c'è nella scuola media inferiore e superiore una adeguata preparazione costituzionale, perché la Costituzione è il breviario giuridico di ogni cittadino, quindi ogni cittadino dovrebbe avere questo grande sussidio in cui si precisano i diritti e i doveri, i valori che sono segnati molto efficacemente all'interno dei 139 articoli della Costituzione. Voi sapete che sono 15 i giudici costituzionali, 5 sono giudici eletti dalle magistrature superiori al loro interno, 5 sono eletti dal Parlamento, ma devono essere o professori universitari di materie giuridiche o anche avvocati che abbiano esercitato l'avvocatura per almeno 20 anni. Oppure sono eletti dal Presidente della Repubblica, che generalmente attinge al grande serbatoio dei professori ordinari nelle facoltà di giurisprudenza di materie giuridiche. Che cos'è la Corte Costituzionale e qual è il suo compito? Vedi, la Corte Costituzionale è un organo che c'è in tanti paesi, che ha una finalità precisa: garantire i diritti previsti dalle Costituzioni davanti a chi fa le leggi, che spesso nel fare le leggi viola questi diritti oppure non cambia leggi precedenti che li violavano. Prendi il caso dell'Italia. L'Italia è arrivata alla Costituzione e quindi alla Corte Costituzionale dopo decenni di regime fascista, e in quegli anni erano passate tante leggi che erano rimaste, che sono rimaste per anni. Pensa che ancora nei tardi anni 60, quando stava per scoppiare il 68, il movimento femminista, in Italia c'era ancora una norma nel codice penale che diceva che la donna, la moglie che commette adulterio è punita come reato, mentre il marito no. Allora è la Corte Costituzionale che nel 68 dice questa cosa è contro la Costituzione, perché è una discriminazione in base al sesso, perché la moglie deve essere punita e il marito invece no. Soprattutto la caratteristica del lavoro qui è data da quello che noi chiamiamo il principio della collegialità. Tu non decidi da solo. Tu devi tener conto delle opinioni degli altri. Ciascuno di noi è responsabile di un caso, viene affidato, c'è un presidente che dice questo caso lo affido al giudice A, questo caso lo affido al giudice B, e poi questo è il primo che se lo studia e che fa la relazione agli altri e fa delle proposte agli altri. Però sono le sue proposte e alla fine si decide in 15. E si impara a tener conto delle opinioni di tutti. Il bello di questo mestiere, sai, io ho fatto anche politica, no? In politica a un certo punto tu rappresenti una posizione che è quella, l'altro tira fuori argomenti molto persuasivi contro quello che avevi detto, ma te non cambi idea perché i tuoi elettori ti hanno chiesto quello, perché il tuo partito ti ha chiesto quello, te non cambi. E quindi diventa una specie di dialogo tra sordi. Qui no, qui noi non abbiamo posizioni precostituite, non c'è nessuno fuori dalla Corte a cui rispondiamo per quello che qui pensiamo e decidiamo. E quindi se te mi dimostri che io stavo dicendo che 2 più 2 fa 5, se no guarda che fa 4, e io ne devo prendere atto, e anche se ero il relatore del caso, potrà succedere che il caso viene deciso in base alla tua opinione e a quella degli altri, non in base alla mia. È una bella lezione questa qui, sai, è una bella lezione per tutti, perché io mi ricordo che un grande
autore che ha studiato la civilizzazione, Elias, scrisse una volta, dice, che differenza c'è tra noi e le palle del biliardo? E dice, le palle del biliardo si incontrano e quando si lasciano sono esattamente come erano prima. Quando ci incontriamo noi, dopo che ci siamo incontrati, qualcosa di diverso che ciascuno di noi ha preso dall'altro ci deve essere. E questo qui lo impari veramente. Il percorso che dovrebbe intraprendere uno studente, un percorso formativo per entrare a lavorare nella Corte Costituzionale o comunque intraprendere il percorso lavorativo del giudice? Certo. Lo studio del diritto è fondamentale per poter accedere a tutte le magistrature del nostro paese e anche alla Corte Costituzionale. I giudici della Corte Costituzionale, come forse sapete, sono scelti da organi diversi dello Stato, ma tutti devono essere giuristi, quindi tutti devono avere una formazione specifica nel campo del diritto e quindi se uno studente ama il mondo delle istituzioni, ama il mondo della Costituzione, vuole seguire questo percorso, deve studiare giurisprudenza, quindi deve fare le sue scuole superiori e entrare in una facoltà giuridica e poi da lì avviarsi a un percorso che può essere diverso perché può diventare avvocato, può diventare magistrato, può diventare, come è stato nel mio caso, professore universitario di materie giuridiche, perché questi sono i requisiti che la Costituzione stabilisce come condizioni per essere nominati o eletti giudici della Corte Costituzionale. Qual è il rapporto tra la Corte Costituzionale e la scuola? Se c'è un rapporto, se è solido, se invece va sostenuto? Guardi, un rapporto sta dentro alla Costituzione perché la Costituzione parla della scuola, l'articolo 34 dice la scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita, i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere gradi più alti degli studi. E quindi questo è uno di quei parametri, diciamo noi, cioè di quei principi alla luce dei quali la Corte Costituzionale valuta le leggi che le sono sottoposte. E se quelle leggi sono in contrasto con questi principi, e in particolare con questo della scuola, la Corte Costituzionale, come lei sa, annulla la legge. Quindi questo è il primo rapporto. Poi forse c'è, anche per il fatto che voi siete qui adesso, la necessità di approfondire e rendere viva la conoscenza della Corte nella scuola, della Corte, della Costituzione, del lavoro della Corte nella scuola. Quindi direi che questi sono i due legami più forti e più immediati. È l'articolo della Costituzione che lei preferisce? Io preferisco l'articolo 3, perché poi l'articolo 3, non soltanto l'articolo sull'eguaglianza, ma è l'articolo che viene anche assunto come articolo che richiede la razionalità delle leggi, cioè, quindi da un lato richiede leggi che non discriminino e sotto questo aspetto quindi afferma questo principio fondamentale che è quello dell'eguaglianza senza distinzioni di nessun genere, ma dall'altro si ritiene che fondi anche l'esigenza che la legge non sia irrazionale, che è un'esigenza fondamentale che consente alla Corte a volte di levare dal sistema, quindi dichiarare illegittime delle leggi che poi appaiono delle vere e proprie storture, insomma. Ma ce ne sono tanti, quello che mi viene in mente anche per la mia storia è l'articolo 33, l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Ecco, questa libertà dell'arte e questa libertà della scienza e della conoscenza e la libertà di insegnarlo è una cosa bellissima, straordinaria e la nostra Costituzione lo dice fra l'altro con una forma molto elegante come avete sentito. È l'articolo 2 della Costituzione, è un po' un unicum della Costituzione italiana, si parla di diritti individuali, si parla di persona come individuo nelle formazioni sociali,
si parla di solidarietà, si parla di doveri, si parla insomma del cuore che secondo me è intorno al quale ruota tutto il mondo giuridico, che è la persona umana. Il diritto in fondo è tutta un'espressione dell'umanità che cerca di creare delle condizioni di vita sociali dove ciascuno come singolo e nei suoi rapporti possa fiorire, possa fare il suo percorso e dare un contributo alla vita sociale. L'articolo 3 è l'articolo dell'eguaglianza, no? Come sapete tutti sono uguali davanti alla legge, senza... e dal quale articolo poi la Corte Costituzionale ha ricavato il principio di ragionevolezza della legge? Direi l'articolo 3, il primo comma dell'articolo 3, il secondo comma dell'articolo 3, dove si parla di uguaglianza. Ma si parla di uguaglianza non come parlavano le vecchie carte dei diritti, uguaglianza formale. Tutti siamo uguali davanti alla legge. È una grande conquista, ma una prima conquista, soprattutto per chi sostanzialmente, di fatto, economicamente e socialmente non è uguale agli altri di fronte alla legge, ecco che avviene una sorta di frustrazione. È la nostra Carta Costituzionale che si preoccupa anche non di livellare di fatto i soggetti, i cittadini, ma di impegnarsi perché le disuguaglianze di fatto, sociali ed economiche, siano alleviate in ordine ad una società sempre migliore, in una società in cui ciascun cittadino, il ricco e il povero, il sapiente e l'ignorante, si possano sentire a loro agio, possano dire: questa civiltà, questa comunità è mia, in essa mi riconosco. Ma se ti dicessi che mi è venuta voglia di fare l'avvocato, mi prenderesti in giro? Sì. Ah, ok. Però intanto mi informo, chissà se il futuro mi riserverà un posto in aula. Sì, l'imputato. Ragazzi, e voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la nostra ricerca? Ma con chi stai parlando? Dal Palazzo della Consulta è tutto. Arrivederci e alla prossima. Ok. Chiamare qua rigorosamente. Io sto con lei. Ok? Buongiorno ragazzi. Allora, come vuole, più comodo? Sì, questo sì, così qua. Come vuole. Stiamo rispettando rigorosamente il protocollo. Guardando la vostra scuola e tutte queste novità, no? Dentro di me dicevo: che schifezza, perché pensavo alla scuola che ho vissuto io, molto lontana da questi standard, per i quali vi faccio veramente i miei complimenti, oltre agli auguri per il vostro futuro, perché mi immagino tutti impegnati e quindi l'augurio è che questo impegno sia coronato da quello che voi sperate e che vi ponete come obiettivo. Il protocollo, quanto tempo ci concede per, reciprocamente per in questo... Beh, lei ha... Come si chiama? Come dite? Debate? Come dite? Debate. Io dicevo disputazio quando esistevano premessi brevi cenni di diritto romano. In questo momento va molto di moda l'inglese, quindi anche sì. Se con la Brexit penso che avremo dei problemi prossimamente. Ma già anni fa quando insegnavo giustizia costituzionale chiedevo la differenza tra la sentenza di incostituzionalità e l'abrogazione, molti mi dicevano una opera ex tanque e l'altra ex nanque. Dicevo, ma
Che lingua è? Inglese o corse. Ma prima dice c'era il romano, dice vabbè. Infatti qualcuno poi mi diceva, presidente, ma lei mica dice medium, dice medium. Qui touché. Allora, diciamo intorno ai 20 minuti, poi avremo la discussione con i nostri studenti che hanno preparato Cercherò di essere il più breve possibile per lasciare spazio alle domande che penso siano la cosa più intelligente. Diciamo che come introduzione faccio a me stesso una o due domande di ingresso su punti, diciamo, basici. Lei si ricorda Marzullo, quell'intervistatore della notte, alla fine diceva all'intervistato si faccia una domanda, si dia una risposta, che era poi quella più significativa. Avete sentito tra alcuni miei colleghi, e tra questi c'era Marta, la collega Cartabia, che parlava di cuore della Costituzione. Ecco, la prima domanda che io farei a me stesso, qual è il cuore, qual è la specialità della nostra Carta Costituzionale? E vi do una risposta non da sociologo, non da giurista, non da politico, ma da tecnico. Qual è la particolarità della nostra Carta Costituzionale? Mi riferisco soprattutto alla prima parte, poi la seconda, diciamo, oggetti di dibattiti referendari, ha una storia a sé. La prima parte, come tutte le carte costituzionali, ovviamente c'ha un elenco di diritti, di libertà, diciamo l'incipit è la famosa Magna Carta Libertatum dell'anno 1200 circa che i nobili strapparono a Giovanni Senza Terra. Quindi anche noi qui abbiamo un elenco di libertà e di diritti, ma dove sta la novità? Innanzitutto il nostro modello di Costituzione in cui non il cittadino è in funzione dello Stato, quindi in funzione strumentale, ma è lo Stato in funzione del cittadino, ma come vedremo anche qualcosa in più. È una Costituzione, la nostra, che fa un passo ancora più avanti, perché al vertice dei valori, nella scala dei valori, i filosofi direbbero la scala assiologica, c'è la persona, quindi non il cittadino, non l'uomo, non la donna, la persona, e il valore apicale, diciamo, il valore superiore a ogni altro valore, una parola che nelle nostre sentenze si è detto non usare, l'aggettivo tiranno, ma in questo caso lo userei, il valore tiranno è la dignità della persona. Ed è il valore che si trova consacrato nell'articolo 2, dove si parla di diritti inviolabili e di doveri di solidarietà. Queste sono le due componenti della dignità della persona, perché non c'è dignità senza un numero di diritti, quelli che poi la nostra giurisprudenza ha chiamato esistenziali, senza i quali non c'è un'esistenza degna, e non c'è dignità senza solidarietà. Tutte e due queste componenti sono indispensabili. Quindi nella nostra Costituzione il valore della dignità della persona è il valore principale. L'altra caratteristica tecnica è che le norme di tutela dei diritti inviolabili della persona e che impongono il dovere di solidarietà sono norme, come tutte quelle della nostra Costituzione, per le ragioni che voi sapete, rigide. Il Costituente del 48 non si fidava del legislatore dopo l'esperienza del ventennio fascista, dove i diritti e libertà faticosamente acquisiti nell'epoca giolittiana nello Statuto Albertino erano stati poi fatti fuori con leggi liberticide, norme rigide. Quindi queste sono le due caratteristiche. La nostra Costituzione, la prima parte, ha come valore principale la dignità della persona, diritti inviolabili e solidarietà, consacrati in norme rigide, che cioè non possono essere modificate dal legislatore ordinario. Quali sono le caratteristiche che conseguono e che la giurisprudenza non solo della Corte Costituzionale ma anche dei giudici ha valorizzato nel tempo? Se questi diritti hanno questo contenuto valoriale superiore
e sono contenute in norme che nella gerarchia delle fonti si trovano a livello superiore, vuol dire che sono diritti che non consentono uno spazio di attesa, non aspettano il legislatore perché gli dia una disciplina e che li renda attivi, ma devono essere immediatamente vissuti, immediatamente tutelati da chi ne è titolare e reclama una tutela. Poi vi farò qualche esempio, se resta ancora qualche minuto, anzi, la prego di avvisarmi quando siamo scadenti per non togliere troppo tempo. L'altra caratteristica elaborata dalla giurisprudenza ordinaria, io sono uno di quei giudici che viene dalla magistratura, da 40 anni di magistratura, nella quale ho applicato la Costituzione forse anche più di quanto faccio adesso come giudice costituzionale. E cioè, un altro corollario acquisito dalla magistratura è che la violazione di questi diritti, di uno qualsiasi di questi diritti inviolabili, non può rimanere senza risposta. Nel codice civile veniva condannato in via risarcitoria solo chi avesse cagionato un danno patrimoniale al titolare di diritti patrimoniali. Invece, la nostra giurisprudenza, la violazione di uno di questi diritti fondamentali, di un vulnus alla dignità della persona, reclama una risposta risarcitoria, quella che viene chiamata danno esistenziale, perché c'è un vulnus ai diritti che sono indispensabili all'esistenza. Un altro corollario di questo, del fatto che la Costituzione metta la dignità della persona al centro di ogni valore, quindi è il fine ultimo verso il quale tutte le altre norme costituzionali convergono, è stato, non immediatamente, ma nell'elaborazione giurisprudenziale, scoperto proprio all'interno dell'articolo 2. Nel momento in cui l'articolo 2 afferma che la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, non si riferisce solo ai diritti che seguono nelle norme seguenti della Costituzione, perché in questo caso avremmo avuto una norma così esornativa nella Costituzione, a poche parole ma tutte essenziali, implica che nel prosieguo del tempo qualsiasi interesse, qualsiasi diritto nella società che si evolve assuma una dimensione tale da essere indispensabile per la tutela della dignità, questo viene automaticamente recepito dall'articolo 2 a livello degli altri diritti già scritti nella Carta. E attraverso questo meccanismo direttamente applicativo dei diritti inviolabili scritti sulla Carta e dei diritti inviolabili che la coscienza sociale porta ad emersione di volta in volta, sono nati i cosiddetti nuovi diritti: il diritto all'identità personale, il diritto alla serenità familiare, il diritto all'oblio, eccetera. Tutti i diritti che i giudici ordinari hanno cominciato a tutelare in via. Vi dicevo, un esempio di questa premessa, cioè di come questi diritti inviolabili che voi leggete nella Carta e i nuovi diritti che vengono ad emersione, adesso si discute se esiste un diritto, un dovere di vivere, un diritto alla buona morte, eccetera, la società porta poi queste domande che nel tempo hanno una risposta che deve essere condivisa nel corpo sociale prima di che ci sia questa assunzione a livello di nuovi diritti fondamentali. L'esempio della diretta applicazione che vi faccio è un esempio che ho vissuto di persona, non quando ero giudice, ma in un momento in cui ero assistente alla Corte Costituzionale. Voi sapete che da tempo si viene al mondo non solo per via di procreazione naturale, ma ci sono anche tecniche di procreazione in vitro, la cosiddetta fecondazione omologa eterologa. Beh, ci sono stati tanti anni nei quali questo fenomeno non era disciplinato dal legislatore e succedeva che, spesso è successo, sono state tante cause, che quando la famiglia che aveva fatto ricorso a queste tecniche di fecondazione
si trovava, come succede spesso in alcune famiglie, a separarsi, a sciogliere il vincolo coniugale, accadeva che il genitore si avvaleva di una norma del codice civile che consente al padre di disconoscere il figlio quando dimostri essere affetto da impotenza coiundi, per disconoscere il figlio e liberarsi anche da questo legame. E questo è andato avanti per molti anni, fino a che un giudice, perché poi, come vi avranno spiegato, il più delle volte il controllo delle leggi viene fatto in via incidentale, quando un giudice, prima di applicare una legge, ha il dubbio che sia incostituzionale e quindi chiede alla Corte Costituzionale di pronunciare. Il giudice pose la questione di costituzionalità di questa norma, che è l'articolo 235 del Codice Civile. La Corte, quella fu forse una delle sentenze più drammatiche. Non a caso la sentenza uscì 9 mesi dopo l'udienza, quindi ebbe quasi un periodo di gestazione fisiologica. E per chi andasse a rileggere, la sentenza, ricordo ancora, è la numero 347 del 98, allora presidente era Granata, e si compone di 3 parti nelle quali si riflettono i 3 momenti in cui è passato il collegio prima di arrivare alla decisione. La prima parte dice al giudice la questione è inammissibile, perché capisci bene che questa norma è fatta per la procreazione naturale. È ovvio che di fronte a una procreazione naturale il marito che dimostri di non essere stato in grado ad essere il protagonista di quella nascita ha il diritto di disconoscere il figlio. Cioè, ma qui si tratta di procreazione tecnica in vitro, e quindi quella norma che tu giudici sottoponi al vaglio di costituzionalità non va applicata nel tuo giudizio, e quindi la questione è inammissibile. Però la sentenza non uscì così, perché poi c'è una seconda parte che evidentemente fu il frutto di nuove camere di consiglio. In questa seconda parte la Corte ci teneva a sottolineare che quel fenomeno non era disciplinato da quella norma del codice, ma da nessuna altra norma. Quindi si trattava di nascita extra legem, di soggetti extra legem. Ma non uscì nemmeno così la sentenza. Poi, nella parte finale, al 9° mese, recava un ultimo periodo nel quale si diceva la Corte comunque riconosce che anche i nati da fecondazione sono comunque persone, e come persone hanno tutti i diritti inviolabili della persona. Tra questi, i nuovi diritti di cui parlavo prima, il diritto all'identità, anche declinato nella forma dell'identità personale. E che cosa successe? Che parallelamente la Corte Suprema di Cassazione, che si trovava a giudicare in terzo grado una sentenza, un ricorso contro una sentenza di appello che aveva confermato una sentenza di tribunale di disconoscimento sulla base di quella sentenza della Corte Costituzionale, respinse la domanda di disconoscimento e tutelò il diritto all'identità personale del figlio. Ricordo spesso, perché è una cosa simpatica per l'assonanza, che questa vicenda e poi viene normalmente ricordata attraverso il nome dei due relatori della causa della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che erano i due amici, il collega Santosuosso della Corte Costituzionale e il collega Graziadei alla Cassazione, per cui spiritosamente qualcuno ha detto, la frase è rimasta come le frasi simpatiche restano, che quel fanciullo che per la prima volta non venne disconosciuto pur essendo nato in vitro raggiunse questo risultato che non avevano raggiunto per Santosuosso e Graziadei. E servono, diciamo, a volte queste buttate anche linguistiche a ricordare delle vicende simpatiche. Perché la Corte Costituzionale, quanti minuti ancora senza sottrarli, perché il Costituente ha voluto la Corte Costituzionale? Perché ha fatto una Costituzione rigida e non si è fidata del legislatore, perché avrebbe potuto ripetere quello che era avvenuto con il legislatore fascista. Inizialmente si era pensato di affidare questo compito di controllo del rispetto della Costituzione alla stessa Corte Suprema di Cassazione, poi invece si è preferito un organo, diciamo, più complesso, più misto, come vi ha spiegato il Presidente
grossi, e si è creata questa corte che, diciamo, non aveva precedenti in Italia e è stata strutturata fondendo due modelli, quello austriaco e quello, per dirla in breve, il compito principale, altri ce ne sono, ma il compito principale è quello appunto di dichiarare, verificare la costituzionalità delle leggi, anche quelle anteriori alla Costituzione, eventualmente dichiararle incostituzionali. Le dichiarazioni di incostituzionalità hanno seguito poi nella tipologia delle decisioni un progresso nella tecnica, nella struttura, perché prima i primi esperimenti sono stati quelli di dichiarazione di incostituzionalità di leggi soprattutto precostituzionali che cadevano ex tunc, come si dice, o ex tanc, come se si preferite alla English. Poi sono venute le sentenze dichiarative di incostituzionalità parziale, cioè nella parte in cui, perché non tutto è incostituzionale, anche in singole disposizioni. Poi sono venute le sentenze di incostituzionalità non nella parte in cui prevede qualcosa che è contraria a Costituzione, ma nella parte in cui non prevede qualcosa che la Costituzione esigerebbe che fosse. E questa è, diciamo, è la tematica delle sentenze che la dottrina chiama additive, perché aggiungono. Vi faccio un esempio su questo dubbio che, diciamo, fa parte della mia storia, del mio marcordo. Quando io nei primi anni 60 mi preparavo per il concorso in magistratura, era un concorso per soli uomini, non si poteva nemmeno immaginare che vi partecipassero anche le donne. Invece poi mi trovai a fare le prove di esame. Allora si facevano a Roma in un palazzetto di via Induno, perché i numeri erano molto più ristretti, anche con alcune splendide signore, poche, ma diciamo adesso storiche colleghe. Perché cos'era successo? Che una signora provocatoriamente aveva chiesto di essere ammessa all'esame in magistratura degli anni 65. Ovviamente la sua domanda era stata respinta sulla base della legge che prevedeva la riserva solo agli uomini per l'accesso in magistratura, e questa signora ha impugnato quel provvedimento del Ministero, allora anche di grazia oltre che di giustizia, e il giudice innanzi al quale l'impugnazione era stata portata sollevò la questione di costituzionalità per contrasto di questa norma con l'articolo 3, che non ovviamente richiede l'eguaglianza tra uomini e donne. La questione fu accolta e quindi a partire da quella data le donne sono state ammesse in magistratura. Questo, diciamo, è l'esempio di quelle che possono essere le tipologie di sentenze. La Corte, per chiudervi su questa introduzione, diciamo, ha anche altre funzioni che nel loro complesso, in uno Stato come il nostro, che si basa sulla divisione dei poteri e che prevede poi la figura di un Presidente della Repubblica che non è titolare di nessun potere ma partecipa indirettamente a tutti i poteri e rappresenta all'esterno l'unità organica dello Stato, è un organo che deve garantire la legalità di tutte le componenti dell'ordinamento. Quindi, oltre a controllare, diciamo così, il legislatore, risolve i conflitti di attribuzione tra tutti i poteri dello Stato, quindi anche tra il Presidente della Repubblica, il potere e il giudice di Palermo, per fare casi, tra Stato e Regioni, Stato e province autonome, giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica se si dovesse rendere colpevole di attentato alla Costituzione, giudizi di controllo dell'esercizio della volontà popolare attraverso i referendum, e inizialmente aveva anche il compito di giudicare i reati contro i ministri, e chi vi parla ha avuto il privilegio di partecipare all'unico processo contro i ministri, il famoso processo Lockheed, che poi non fu ripetuto perché la legge di attuazione di quella competenza della Corte Costituzionale prevedeva che la Corte, nella sua composizione ordinaria, fosse
implementata di altri 16 giudici aggregati estratti di un elenco che era predisposto dal Parlamento, per cui fu un processo terribile, composto da 31 giudici, molti dei quali seguivano, diciamo, solo relativamente alle vicende di quel processo. Però anche quello, diciamo, fa parte della storia. Io qui mi fermerei, perché non voglio togliere altro tempo alle vostre domande, alle quali cercheremo di rispondere in tempi brevi, quindi breve alla domanda e breve alla risposta. La ringrazio. Grazie. Benissimo, allora adesso abbiamo il giudice tutto per noi e quindi possiamo iniziare il momento di domande con qualche corrisposta da parte dei nostri studenti. Senza che vi chiamo io, venite, vi presentate. Mi raccomando, la classe, lei ha davanti a tutti i ragazzi delle classi quinte, non sono tutti ma una rappresentanza, perché abbiamo circa 300 studenti in quinto. Quindi lei, abbiamo per forza qua dentro, non ci entravamo. Io non ho 300 risposte. No, non si preoccupi. Però le volevo dire che qui davanti ci sono tutti i candidati all'esame di Stato di quest'anno, a cui io davanti al giudice colgo anche l'occasione, lo facciamo insieme, di un grande in bocca al lupo per il loro esame. Nome e cognome, classe, e il giudice è tutto tuo. Buongiorno, sono Cristian Loletti della classe quinta B informatica. E per quali ragioni la Corte Costituzionale ha iniziato ad operare solo nel 1956, cioè 8 anni dopo dall'entrata in vigore della Costituzione? A Napoli c'è un famoso negozio, una friggitoria, che si chiama Vaghe Press, a Piazza Dante, di fronte a Dante Beatrice. E la legislazione non è andata con la stessa velocità, ma è semplice, perché, come dicevo, quando si è istituita questa Corte Costituzionale si sono un po' assemblati i due modelli austriaco e americano, modelli del tutto opposti, come al solito il nostro costituente ha cercato di prendere da una parte e dall'altra, quindi ha fatto un giudizio in via principale limitato nel tempo tra Stato e Regioni sul modello austriaco, un giudizio incidentale su un modello americano, ma ha voluto poi che, a differenza che i giudizi americani, la decisione avesse effetto erga omnes. Tutto questo però andava poi spiegato nel dettaglio, quindi c'è voluto una legge costituzionale del 48 per chiarire i presupposti dell'incidentalità, un'altra legge costituzionale del 53, poi una legge ordinaria del 53, la numero 87, per stabilire tutte le tecniche di funzionamento dei singoli giudizi. E poi si è dovuto trovare il palazzo, l'arredo del palazzo, la struttura organica del palazzo. All'inizio erano tutti carabinieri comandati e funzionava benissimo. E quindi così è passato il tempo. E sono passati 8 anni, sì. Prego. Conti Giacomo, classe quinta CINF. La Costituzione italiana pone come centrale la persona umana, il valore, la dignità della persona. Potrebbe farci qualche esempio di sentenza della Corte che ha annullato un qualche atto normativo in cui non veniva rispettato questo principio? È una bella domanda questa, che mi coinvolge particolarmente. Detto prima, lo sottolineo ancora, che il valore della dignità della persona è il valore principale, è il DNA, è la carta d'identità della nostra Costituzione. E che cosa è successo una volta? Adesso faccio un passo indietro. A un certo punto è arrivato, quando ero in Cassazione alle Sezioni Unite, da noi giudice della giurisdizione, un problema di giurisdizione in relazione delle cause risarcitorie promosse da superstiti della Seconda Guerra Mondiale o da parenti di superstiti, i quali chiedevano nei confronti della Germania
un risarcimento dei danni materiali e morali subiti a seguito di atti contro la dignità della persona, deportazione, lavoro forzato in schiavitù. La Germania non contestava che si trattasse di vittime di crimini di guerra, ma contestava la giurisdizione italiana in applicazione della consuetudine internazionale per cui gli atti iuri imperii, cioè gli atti compiuti durante la guerra, non sono soggetti alla giurisdizione di altri stati che non siano lo stato che li ha commessi. La nostra Corte Suprema ritenne di affermare che quella consuetudine si dovesse interpretare sul piano internazionale in coerenza con le consuetudini che anche sul piano internazionale tutelano la dignità della persona e quindi respinse l'eccezione di difetto di giurisdizione. Questa sentenza dello Stato italiano fu portata dalla Germania innanzi alla Corte dell'Aia, cioè l'organo di giustizia delle Nazioni Unite. E la Corte dell'Aia, con una, come si dice, si direbbe da noi, una risicata minoranza, però diede torto all'Italia affermando che la consuetudine sulla immunità degli atti iuri imperii copre anche gli atti compiuti con crimini di guerra. E il legislatore italiano, in quanto aderente al patto delle Nazioni Unite, fu obbligato, in base a una norma di questo patto, a fare una legge la quale dichiarava che lo Stato italiano non ha giurisdizione nei confronti delle azioni risarcitorie contro la Germania. Che cosa è successo? Che un giudice non si è acquietato e ha sollevato questione di costituzionalità di tutto questo complesso normativo. In quel caso la Corte è veramente è stata traumatizzata e sono state sedute drammatiche perché da un lato c'era l'obbligo del rispetto dei patti internazionali, delle norme internazionali generali come le consuetudini, che è sancito nell'articolo 10 della Costituzione, quindi c'è nel sottofondo il pacta sunt servanda, che è il patto di coesione di tutte. C'era la sentenza della Corte di Giustizia che lo Stato italiano doveva applicare come componente, c'era la norma di adesione. Beh, alla fine, dopo drammatici dibattiti, si è arrivata ad affermare che se la dignità della persona è per la nostra Costituzione la carta di dignità, il valore supremo, norme di qualsiasi tipo esse siano, di qualsiasi rango esse siano, che non tutelino, non rispettino questo valore, non possono entrare nello Stato italiano. Quindi si è detto che quella consuetudine ben è stata interpretata dall'organo che la può interpretare, la Corte dell'Aia, ma se è così interpretata, cioè che può coprire atti contro la dignità della persona, non poteva entrare nel nostro ordinamento, i cosiddetti controlimiti ai limiti che lo Stato si è riconosciuto. E conseguentemente è stata dichiarata incostituzionale anche la norma di adesione al Trattato dell'ONU nella parte in cui consentiva di farne applicazione per quella parte e la legge che era stata emanata in... E questo secondo me è la decisione che, diciamo, in maniera traumatica, perché ci ha posto contro la comunità internazionale, contro la Corte dell'Aia, contro la Germania, però diciamo in questo modo noi siamo riusciti a difendere la dignità della persona a fronte a una fonte sia pure superiore, sia pure legittimata dalla Corte di Giustizia, che però declinava un valore contrario. Vieni. Qui la risposta è stata un po' lunga, ma era da articolare per forza. Agostinelli Francesco, classe quinta M. La sua esperienza di giudice ha in qualche modo cambiato il modo di interpretare gli eventi e i problemi della realtà di oggi? Beh, gli eventi e la realtà di oggi... Però posso dirvi che la mia esperienza, diciamo, personale è abbastanza particolare, perché io appena, diciamo, dopo pochi anni dell'ingresso in magistratura mi è stato chiesto di affiancare un giudice costituzionale in un periodo in cui i giudici costituzionali avevano un solo assistente. E
diciamo, in quella occasione, in quel contesto, ho incontrato la Carta Costituzionale, che per me è stata come una Bibbia laica, è stata una carta che mi ha aiutato a crescere nella mia attività di giudice, innanzitutto partendo dal principio che la Carta Costituzionale non ha solo una funzione di limite le norme costituzionali, nel senso che deve servire a caducare le norme contrarie a Costituzione, cosa che può fare solo la Corte Costituzionale, ma anche una funzione interpretativa, nel senso che quando una legge, come spesso accade, può essere interpretata in più modi, è il giudice ordinario che deve scegliere quella interpretazione che è conforme alla Costituzione e non mandare alla Corte Costituzionale interpretazioni contrarie a Costituzione. Questo diciamo, principio acquisito nel mio assistenzato, nelle riflessioni fatte in quel tempo e poi quello che vi dicevo, il concetto dell'applicazione diretta dei valori costituzionali, mi è servito nella mia attività di giudice per scrivere cose, diciamo, per allineare il diritto civile che mi trovavo ad applicare di volta in volta, azioni risarcitorie, eccetera, in maniera costituzionale. Vi faccio un solo esempio: chi di voi ha studiato il diritto sa che il contratto e la legge si basa sul principio consensualistico e la legge tra le parti, è come se fosse una norma giuridica. Se le parti hanno consentito, il codice non prevede che ci possa essere un controllo del giudice sulle clausole del contratto, cioè solo un controllo sull'esecuzione, e quindi si parla di buona fede nell'esecuzione del contratto. Beh, anche con altri colleghi, ovviamente, siamo giunti ad affermare che l'applicazione diretta del principio di solidarietà unito alla buona fede codicistica consente al giudice di entrare nel contratto e di espungere dal contratto le clausole contrarie al principio di solidarietà, quelle clausole in cui una parte ha curato i propri interessi in maniera non omogenea e non contestuale con la cura degli interessi altrui, cosa che richiede il principio di solidarietà. E qual è stato il ragionamento? Il ragionamento è stato, diciamo, anche abbastanza semplice. Il contratto e singole parti del contratto si dichiarano nulle per violazioni di norma imperativa. Se il principio di solidarietà si applica direttamente nel contratto ed è fonte veicolata da una norma imperativa, quale è l'articolo 2, ecco che una clausola contraria a solidarietà è contraria a norma imperativa e quindi consente al giudice di dichiarare l'incostituzionalità del contratto. E così poi abbiamo dichiarato contraria a buona fede il frazionamento del credito in executivis e tante altre belle cose che vi devo dire che in 40 anni di magistratura sono riuscito a non sollevare una sola volta, un'unica questione, ma a risolvere sempre sulla base dell'interpretazione adeguatrice. Quindi effettivamente lo studio della Costituzione e l'amore per la Costituzione mi è servito nella mia attività di giudice. Vieni. Nel sociale ovviamente non ho avuto modo di operare, se non indirettamente. Sono Davide Ceccarelli del 5AC. È stata da poco approvata in Italia la legge norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento e questo ha dato avvio ad un acceso dibattito in materia di eutanasia e suicidio assistito. Ogni persona dovrebbe avere il diritto di decidere del proprio corpo e della propria vita, soprattutto se si trova in condizioni di grande sofferenza. A noi sembra che questo diritto di scelta sia garantito dall'articolo 13 della Costituzione. La libertà personale è inviolabile. Allora, perché tanto disaccordo e polemiche su questo provvedimento? Prima mi avete fatto la domanda perché 8 anni per attuare la Costituzione. Mi sembra che questa legge abbia una gestazione, pure lei, di 8 anni all'incirca, insomma, il disegno di legge. Ovviamente è una legge come tante altre divisiva. Perché? Perché nel sottofondo ci sono valori etici, religiosi, la sacralità della vita,
e che verrà alla Corte Costituzionale sicuramente prima o poi, e quindi ovviamente non posso anticipare giudizi, sia perché non è corretto per un giudice anticipare valutazioni sulle leggi, sia perché, come vi ha detto bene il collega Giuliano Amato, e poi la Corte nella sua collegialità che matura determinate decisioni. Indubbiamente noi abbiamo nella Costituzione il diritto alla vita, tanto vero che è proibita la pena di morte. Il diritto alla vita è la fonte di tutti i diritti inviolabili della persona, che ovviamente se non in vita non può avere diritti. Però esiste anche un dovere di vivere, questo è un punto, diciamo, particolare. Esiste poi la libertà di ricevere o non ricevere i cuori, insomma esiste tutta una serie di valori costituzionali che vanno bilanciati. Come diceva un nostro collega, il bilanciamento dei valori è il pane quotidiano dei giudici della Corte, però a volte è un pane duro. E poi soprattutto diventa più duro quando, oltre ai valori diciamo etici e sociali, laici, ci sono commisti anche valori religiosi, di sacralità, eccetera, che complica ovviamente la situazione. Comunque, come voi avrete sentito dalle notizie, giornali, radio, eccetera, si è andati molto più avanti, perché la Corte di Appello di Milano adesso, nella vicenda del DJ e di Cappato, ha assolto Cappato per il reato di istigazione al suicidio, perché in fatto ha accertato che non, diciamo, il suicidio era frutto di un proposito maturato nel DJ Fabio, mi sembra anche comunicato in televisione alle Iene, se non mi sbaglio. Però ha lasciato in piedi il reato di aiuto al suicidio e ha mandato alla Corte Costituzionale questa questione. In sostanza, il dubbio che si è posto questo giudice è se una persona che è ancora, diciamo, in pessime condizioni, che ha ancora l'uso delle gambe, può salire sul balcone e buttarsi dalla finestra, uno che invece si trova immobilizzato ma vuole, diciamo, allo stesso modo porre fine a una vita, diciamo, che non ha più speranze, perché non può essere aiutato. E questo sarà un altro problema che sarà sottoposto, che sarà estremamente divisivo, insomma. È un lavoro che penso richiederà diversi mesi e diversi incontri. Prego. Sono Giannoni Samuele del Quinto BC. In riferimento al famoso discorso di Calamandrei sulla Costituzione, tenutosi il 26 gennaio 1955, come si può vincere l'indifferentismo e rispondere pienamente all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, come richiesto nell'articolo 2 della nostra Costituzione? Qui la risposta è debolissima. C'è tanto da fare. Purtroppo questi valori oggi sono declinati all'inverso, insomma. Mi sembra che invece dell'uguaglianza tra diversi ci sia la discriminazione, invece della solidarietà spesso c'è l'egoismo, oppure la solidarietà di gruppo contro gruppo. E c'è tanto da fare, e bisogna partire proprio dalle scuole, insomma, perché è un cambio culturale quello che può provocare un rinascimento, un ritorno a quei valori che i nostri costituenti hanno posto alla base della E. Indubbiamente mi è capitato altre volte, parlando dei principi fondamentali, della bellezza, di questi valori, eccetera, di sentire risposte, diciamo, critiche. Ma tutto questo nella realtà dove in tante fasce della realtà ci sono i giovani di Sant'Egidio, ci sono i giovani Medici Senza Frontiere, ci siete voi che vi impegnate, insomma, le speranze sono nella generazione che sta avvenendo. Il nostro grande Giambattista Vidio, che ci diceva che ci sono sempre corsi e ricorsi storici,
L'importante è che si arrivi a un periodo di felicità, di sintesi valoriale tra le genti come quello che c'è stato nel 48, senza passare però per il bagno di sangue e per quelle sofferenze. Prego. Qui la risposta è debole, mi rendo conto. La dovete dare voi la risposta, trovare tra di voi. Diabolotti Diego del quinto DM. Cambiare la Costituzione è possibile, ma le procedure sono lunghe e complesse. Della materia si occupano due articoli della Carta Repubblicana, il 138 e il 139. Mentre il 139 stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale, il 138 disciplina dettagliatamente il procedimento di approvazione delle leggi costituzionali. In virtù del prestigioso incarico che ricopre, cosa cambierebbe per rendere la nostra Costituzione più vicina alle esigenze della contemporaneità? Sul momento non cambierei niente, ma per una ragione che nasce dal pessimismo. Noi vediamo che ogni legge successiva è peggiore di quelle precedenti, quindi il mio auspicio è che ci sia un periodo, una pausa di riflessione nella quale si ometta di legiferare e si cerchi di applicare coordinando le leggi che ci sono. Se voi leggete le firme in calce alla Costituzione, vedete Einaudi, presidente pro tempore della Repubblica, De Gasperi, il democristiano, presidente del Consiglio, Terracini, ebreo, comunista, usciva da 14 anni di galera, e poi liberali, radicali, eccetera. Persone, diciamo, dalle ideologie estremamente divaricate, ma se voi leggete l'articolo 2, vedete come queste persone sono riuscite a fondere in poche righe la parte migliore di ogni ideologia. C'è la libertà, c'è l'eguaglianza, c'è la solidarietà. La solidarietà è che è anche il canone cattolico: ama il prossimo tuo come te stesso. C'è tutto in poche parole. Pensate voi oggi che ci siano figure di questo genere in grado di concertarsi e esprimere dalle rispettive posizioni il nocciolo valoriale duro comune in quest'epoca di scontri mediatici legati a frasi, a episodi, a rimbalzi. Non c'è il momento, non è un momento adatto per rimettere in mano la Costituzione. Ci vuole un altro periodo di pari, forse più avanti si potrà fare. E soprattutto quello che, diciamo, ci insegna, perché va detto una cosa diciamo per inciso, che mettere in mano la Costituzione sarebbe opportuno, ma con molta cautela nella seconda parte. La prima parte non si tocca, perché meglio di così non si può fare, insomma. E se c'è qualcosa ancora, ci sono tutti gli strumenti per portarla avanti endogeni, senza bisogno di fare nessuna modifica. Ok, vieni. Sono Allegrucci Davide, del quinto BM. Nell'anno scolastico 2015-2016 la nostra classe ha approfondito la proposta di riforma costituzionale attraverso l'esperienza del debate. Ancora interessati all'argomento, nonostante la mancata attuazione, chiediamo quanto e come la Corte Costituzionale ha lavorato per arrivare alla sentenza. Quanto, tanto, come, così così, si poteva fare di più, sicuramente si poteva fare meglio, ma ci sono stati tutti passaggi poco virtuosi. Quando si innesta un circolo non virtuoso, poi diciamo le cadenze successive difficilmente recuperano la virtù. Voi sapete che si è passato dal cosiddetto Mattarellum, cioè quel disegno fatto dal nostro attuale presidente e nostro ex collega, che fu chiamato Mattarellum da Mattarella. Poi è venuto
la legge successiva che sulla base di una definizione dello stesso scrittore poi fu definita con un Porcellum e poi è venuto l'Italicum, quando è venuto al nostro giudizio diciamo la legge intermedia, noi abbiamo riaffermato quello che è il principio di base, che cioè che le leggi elettorali in genere non è che siano buone o pessime in sé, ma lo sono poi per determinate categorie di competitori a seconda dei contesti storici, e che comunque spetta alla discrezionalità del legislatore di scrivere le sue leggi elettorali. Sarebbe opportuno che non lo facesse sotto le cadenze elettorali, ma spetta al legislatore, e la Corte precisa di poterle censurare solo quando la norma diciamo, raggiunge un livello di manifesta irragionevolezza. Nel caso del Porcellum questa è stata individuata solo in due punti, il principale dei quali era nel rapporto tra rappresentatività, valore della rappresentatività che è il fulcro della democrazia, e valore della stabilità. Il premio di maggioranza dato senza una soglia minima a chi aveva un voto in più è stato ritenuto un vulnus alla rappresentatività. È venuto poi l'Italicum, e l'Italicum è stato censurato più o meno sotto lo stesso profilo, perché nel secondo turno dell'Italicum, che consentiva, diciamo, sotto il profilo della stabilità, di sapere il giorno stesso delle elezioni chi vinceva, però anche in quel caso non c'era una garanzia della rappresentatività. Al secondo turno poteva andare partiti col 30%, e chi prendeva 30 più 1 governava per tutti, e quindi anche in quel caso è stato, diciamo, bocciata quella singola disposizione, però chiarendo che la legge poi comunque rimaneva in vigore per il resto, perché una legge deve comunque rimanere in termini di autosufficienza. E questo è stato poi l'intervento della Corte Costituzionale, il quale poi ha sofferto un altro handicap, che cioè si trattava di una legge che nella prospettiva di quella riforma referendaria, che poi non è andata in buon porto, prevedeva solo il meccanismo di elezione della Camera dei Deputati, per cui il meccanismo risultante da questa parziale correzione, nel senso di una maggiore rappresentatività, non coincideva col meccanismo previsto per l'elezione del Senato. Si è tentato di porre riparo, avete seguito le cronache, è uscita un'altra legge che questa volta si chiama Rosatellum, dal nome, mi sembra, del suo promotore. Sembra che anche questa legge abbia dei punti critici, per capirli però bisognerebbe prima capire come è fatta questa legge, che il che non è molto semplice. Però ecco, anche qui c'è un dato da sottolineare. Perché molti si sono chiesti, quando la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità, sia pure pro parte, della legge, del Porcellum, eccetera, le cose sono, il Parlamento ha continuato come se niente fosse. E questo è, diciamo, è un profilo tecnico, ma anche qui si gioca sui valori. Cioè, in alcuni casi la Corte bilancia il valore della legalità che comporterebbe una declaratoria di incostituzionalità che taglia in radice la legge, cioè fa risalire ex tunc la pronuncia, con il valore delle istituzioni, del buon andamento, insomma con altri valori. E in questo caso quindi la Corte disciplina l'effetto in maniera particolare, e quindi in questi casi il giudizio sulla legge elettorale finisce con l'essere un giudizio di incostituzionalità differita, vale cioè per la prossima elezione, non per quella attuale. In altri casi questo bilanciamento è stato effettuato ad altri fini, ad esempio con una famosa legge sulla Robin Tax, una legge che danneggiava paradossalmente dei petrolieri. La Corte ha riconosciuto che questa legge era incostituzionale perché faceva pagare delle tasse non solo sui guadagni ma anche sul patrimonio, quindi c'è un'incostituzionalità
in radice, ma bilanciando questo valore della legalità col valore del bilancio, della solidarietà, poiché restituire a questi petrolieri i soldi per 3 anni di vigenza della legge significava fare un buco al bilancio e poi altre tasse, bilanciando questi valori gli ha dato un'efficacia ex tunc. Quindi accade anche questo, che la Corte a volte disciplina il proprio effetto differendolo o non facendolo retragire, perché bilancia in uscita il valore della legalità con altri valori che esistono nell'ordinamento. Ripeto, poi il lavoro più faticoso per la Corte è questo del bilanciamento, cioè le proprie decisioni in un modo o nell'altro devono sempre tener conto di tutti i valori che interagiscono in un determinate normative e cercare di trovare la formula di coesistenza che non pregiudichi nessuno, oltre la misura in cui è necessario un piccolo vulnus per garantire anche gli altri. Prego. Fondacci Alessandro, della classe quinta B elettrotecnica. La maggior parte degli studenti qui presenti a marzo saranno chiamati a votare per la prima volta. L'articolo 48 della Costituzione italiana riconosce l'esercizio del voto, un dovere civico. Tuttavia, negli ultimi anni la partecipazione al voto è costantemente diminuita, a cominciare da quella dei più giovani. Recenti sondaggi sembrano confermare questa tendenza e stimano che oltre il 47% dei giovani sotto i 25 anni non voterà. Secondo lei, quali sono le cause della disaffezione giovanile verso il voto e quali potrebbero essere eventuali rimedi per arginare il fenomeno dell'astensionismo? Per alcune domande non ho la risposta. Le cause della disaffezione, voi le sapete meglio di me che siete i disaffezionati, noi le possiamo immaginare, le cose non vanno bene, non c'è da fidarsi, non direi di nessuno, ma non di tutti. Non ci sono più i partiti, i portatori veramente di ideale, ci sono, è una situazione particolare in cui le ragioni della disaffezione sono tante, molteplici, oggettivamente ci sono, e voi avreste il diritto di spendere queste ragioni, però avete anche il dovere civico di votare. E il mio auspicio è che sempre un numero minore di persone si sottragga a questo che è un dovere, ma è poi nel vostro interesse, perché rinunziare, le cose vanno male, ma rinunziare a dare il proprio apporto che può essere costruttivo, mi rendo conto che dovete scegliere tra il meno peggio. Noi dobbiamo scegliere tra chi ritenevamo migliori, avevamo passioni, ideali che ci facevano scontrare, però incontrare su valori comuni. Adesso è molto più difficile, ma appunto il recupero dei valori e delle cose dovrebbe essere, io mi auguro che soprattutto nei giovani si vinca questa disaffezione e si senta il dovere civico di votare. Non saprei in quale direzione, ma aiutateci voi. Vieni. Sono Roa Chandri del quinto AINF. Cosa ne pensa del torpore di attivismo generale che si crea in assenza di un nemico comune? Cosa ne pensa del fatto che gran parte delle persone non conoscano i primi 12 articoli della Costituzione né quanto si sia sudato per garantirli alla popolazione? E soprattutto, come si potrebbe risolvere ciò? Queste sono domande rispetto alle quali un tecnico come me si trova sempre in difficoltà a rispondere. C'è un malessere generale, ne siamo tutti compartecipi. Indubbiamente è grave, e questo nostro viaggio cosiddetto in Italia, nelle scuole, è grave che non si legga la Costituzione. È grave che a volte si facciano anche riforme della Costituzione senza averla prima letta. E quindi è importante rileggerla, e
la mia presenza come quella degli altri colleghi che sono già venuti e che verranno nelle scuole mira proprio a questo risultato. Leggetevi questa Costituzione. C'era una volta uno spot di Sofia Loren, che non so per quale prodotto, diceva a Cattadavella: fatelo perché migliorerà la vostra vita sicuramente e vi aiuta ad essere cittadini. Certo, bisogna vincere questo torpore, bisogna partecipare, darsi come si dice, datevi una mossa, insomma. Certo, di questo torpore, di questa assenza di lettura, non possiamo che rammaricarci, ma in parte la nostra generazione è colpevole. Tante volte ne parlo con i miei figli e mi dicono: papà, ma che mondo ci lasci? Era meglio quello in cui sei vissuto tu. In effetti, chi è della mia generazione ha, diciamo, l'handicap di aver già consumato molta parte degli anni, però si deve ritenere fortunato, perché noi siamo usciti, abbiamo visto la guerra senza farla, poi abbiamo visto veramente il miracolo economico. Abbiamo fatto un percorso in ascesa. Io a volte ricordo le mie figlie, così lo sentono con un sorriso. Ultimamente, stando in cucina con mia figlia di fronte al fornello elettrico e tutte le diavolerie, ricordavo, dico, quando ero io ragazzo si cucinava con la cucina a legna, bisognava andare a comprare la legna oppure il carbone, bisognava fare i turni con il ventaglio e così via, non esisteva la ghiacciaia, bisognava cambiare il ghiaccio e portarselo, caricarselo per le scale in quei sacchi di juta. E così tutto, quando è uscita la televisione, il frigorifero, cioè, tra le mille diavolerie che oggi ci sono, io conservo a casa solo un oggetto che per me è stato, diciamo, come uscito da un mondo iperuranio, il geloso. Non so, era un piccolo registratore con i tasti colorati che consentiva di registrare nella radio, che normalmente all'epoca mia faceva solo le canzoni di Claudio Viglia e Gino Latilla, di notte le canzoni americane che si facevano nei programmi off, e di poterle risentire. Adesso c'è di tutto e mi sembra anche troppo, quindi mi astengo anche dal troppo. Niente. Quindi anche noi siamo stati degli alternativi la notte. Continuiamo a essere in modo alternativo. Martino, adesso è alternativo al contrario. Prego. Sono Andrea Ortica, della Quinta T. Un problema fortemente sentito dai giovani oggi in Italia è quello della mancanza di certezze lavorative al termine degli studi. Il principio di solidarietà, anche di tipo economico, cui invita il secondo articolo della Costituzione, non ritiene che possa essere messo in relazione alla questione della disoccupazione giovanile? Gli imprenditori non dovrebbero credere di più nelle capacità dei giovani ed investire su di loro anche come atto di solidarietà tra generazioni? Anche questa è una domanda che contiene la risposta. È così, dovrebbe essere così. Si tenta di... Ci sono leggi che vanno in questa direzione, ma poi i risultati non sono del tutto coerenti agli obiettivi. Ultimamente c'è stato questo Job Act, adesso tutti i partecipanti alle competizioni elettorali promettono di adottare provvedimenti in questa direzione, ed effettivamente voi giovani avete ragione nel trovarvi in questo stato di disagio. Io mi vergogno nel ricordare che all'epoca mia, il giorno dopo della laurea, trovai nella cassetta delle lettere inviti, l'Olivetti, Banco di Napoli, eccetera, e mio padre mi disse: lascia perdere, devi fare il magistrato. E c'era posto per tutti, ognuno con la laurea sapeva che, salvo, diciamo, la sfiga che è sempre, diciamo, in agguato per qualcheduno, ma poteva raggiungere gli obiettivi per i quali aveva studiato. Adesso purtroppo i concorsi sono un terno all'otto e ogni tipo di lavoro, diciamo, c'è questo precariato, e questo è il problema dei problemi, indubbiamente. Abbiamo più due interventi. Prego.
Aisa Alessia della Quinta C. La Corte Costituzionale è stato un organo a composizione esclusivamente maschile fino al 1996, quando la dottoressa Contri è stata nominata giudice dal Presidente della Repubblica Scalfaro. Dal 1956 ad oggi sono state solo 5 le giudici della Corte Costituzionale, rispetto a 105 uomini. Attualmente sono 3 le giudici in carica. Anche se ancora in minoranza, la presenza femminile è aumentata. Ci si può attendere finalmente un progressivo riequilibrio di genere? Io spero di sì, ma non posso prendere impegni in questo senso. Per quanto riguarda la quota della magistratura, l'assenza di donne, adesso non ci sono, sono solo professoresse quelle che ci sono, non ci sono donne che provengono, deriva dal fatto che le donne in magistratura sono entrate tardi e i magistrati vengono eletti in tarda età, sia per necessità di esperienza, sia per evitare che dopo il mandato possano tornare a fare i primi presidenti. Quindi ci ti eleggo come giudice costituzionale e basta, non se ne parla più. Quindi è probabile che una prossima elezione, anzi sotto questo profilo, io già ho scelto per la mia successione fra 3 anni una donna e mi auguro che sia quella, quindi in questo senso. Fra pochi giorni il Presidente della Repubblica dovrà scegliere il giudice che subentra al Presidente Paolo Grossi, non sappiamo se sarà una donna o sarà un uomo. Il Parlamento già da più di un anno deve eleggere il successore del professor Frigo, che purtroppo ha lasciato per questioni di salute, e anche lì potrebbe essere una donna. Indubbiamente adesso ce ne sono, quando ce ne sono 4, 3 o 4, c'è la Sciarra, c'è la De Pretis e poi la Cartabia, sono 3. Facciamo l'ultimo intervento, anche perché siamo al limite dei tempi previsti. Comunque, come chiosa in magistratura, ripeto, dall'esperienza di partenza in cui non c'erano donne, adesso sono la maggioranza. Marco Goretti, della Quinta C. Abbiamo letto il comunicato della Corte del 20 dicembre 2017, relativo alla sentenza numero 275 sul respingimento dello straniero con accompagnamento alla frontiera. La Corte esprime un monito al legislatore, indicando la necessità di intervento sul regime giuridico del respingimento differito, in quanto considera che tale modalità restringe la libertà personale e chiede che questa stessa modalità venga disciplinata ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione. Quali sono le motivazioni che hanno portato a questo provvedimento? Le motivazioni in genere sono quelle che si trovano nella sentenza e sono, adesso non ce l'ho presente nel dettaglio, ma diciamo, si è arrivati a quella decisione in maniera lineare. Si trattava di un caso di respingimento, voi sapete che c'è il respingimento immediato e il respingimento differito quando il soggetto già è entrato e bisogna seguire determinate procedure, ovviamente. Nel caso che ha dato luogo a quel giudizio si è accertato che però al provvedimento di respingimento differito si era sovrapposto un ordine di allontanamento, per cui quel giudizio non aveva più rilevanza il quesito che poneva il giudice, il che porta a una declaratoria di inammissibilità, e quindi, se non sbaglio, quella è una declaratoria di inammissibilità. Però la Corte ci ha tenuto a, nelle ultime 2 righe, a precisare che, così come attualmente disciplinato il respingimento differito, nella parte in cui consente alla polizia di non avere poi la convalida da parte di un giudice, da parte del pubblico ministero, non è in linea con l'articolo 13, con la tutela della libertà della persona, che richiede che i provvedimenti di urgenza della polizia siano poi convalidati
dal giudice. E quindi la ragione di questa decisione è appunto in uno scrupolo della Corte che non ha potuto entrare nel merito della questione perché era diventata inammissibile, lo scrupolo però di dare un'indicazione al legislatore entrando quindi nel merito, quindi se vogliamo è una doppia sentenza, è un'ordinanza e una sentenza, insomma c'è un obiter che vale come monito. Allora, noi siamo alla fine, la vogliamo veramente ringraziare, veramente a nome di tutti. Allora, noi, io chiamerei qua tre studenti che sono i rappresentanti del Consiglio d'Istituto e la mia vice... e la mia vicepreside, perché le vorremmo consegnare un piccolo ricordo di questa giornata. Se lei ci la ricorderei comunque. Anche noi. Dove ci dobbiamo mettere? Qua, ci mettiamo dietro, se per lei va bene. Dietro le bandiere? Sì, così, ci mettiamo qua davanti. Ah, davanti. Anzi, no. Allora, guardi, a nome di tutti noi, questo è per lei. Questo. Bellissimo, grazie. Grazie a lei. E questi sono gli studenti, la professoressa e a nome di tutto il personale. Grazie. Scende con me, ci mettiamo là e facciamo un selfie mega galattico. Selfie, ma capito? Venga.